Guarda, ragazzi, il nuovo video, cosa? Beauty? Non make-up, ma solo beauty, perché non mi ricordo più veramente cosa c'è nella borsa dei prodotti terminati, ma questo è un beauty. E nulla. Che mi volesse che mi segua, che no, non lo so, ma proverò a editare questo video, non lo so, vediamo. Magari non ce n'è bisogno, ma ad ogni modo lo edito. Quindi nulla. Adesso io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Non stoppo il video se no non parto più. Quindi questa è la busta. Già ve la faccio vedere. Sì, lo so, è poca. È una busta leggera perché ho finito proprio prodotti. È raro che finisco veramente tanti prodotti. Questa volta sono pochi, ma buoni. E con profumo. Oggi vi faccio vedere ed è questo qua, questo. Qua lo faccio qua, l'ho preso in farmacia, alla modica cifra di 15,90 euro, non mi ricordavo più. Se mi vedete togliere gli occhi, se mi vedete togliere gli occhiali, perché vi devo far vedere i prodotti. Oddio che abbagliamento. Vabbè. Tanto quanto siamo, ho un minuto già perso, vabbè. Comunque, ho terminato e non per importanza. Siamo già male, vabbè, cominciamo già male. Sensitive Vidal bagno doccia body wash delicato al talco liquido. Questi free, ovviamente. Questo è Hydra Dermal Complex. Questo qua, comunque, della Vidal. Da quanti ml sono? Che non lo vedo. Ah, era trasparente, lo credo. 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Questo, vedete? Questo qua. Questo è Vidal. Già. E questo mi sta strapiacendo. Ha una profumazione incredibile. Ha una profumazione che è veramente strabuona. Poi poggio qua perché non so dove poggiare. Un altro della Vidal che mi sa che ha perso, non lo so, ma spero di no. No, non ha perso, era solo aperto. Comunque, questo è al Monte Karité, scusate, Mandorle Karité, Vidal, sempre lui, addolcente, body wash, bagno doccia, che ne è un altro doccia ovviamente, ma vabbè, ho fatto anche la rima. Ho ripetuto tante volte la stessa cosa, ma è sempre quello il discorso. Allora, questo è sempre il flacone da 500 ml e nulla, mi piace davvero tanto. È un'informazione che non vi dico perché non so, magari alcuni l'hanno provato e forse non è piaciuto, ma a me è piaciuto da matti, ma non credo perché a mezzo YouTube ho sentito dire che è piaciuto, quindi non ce n'è, non mi dilungo troppo. Vi piace? A me sì. Ho visto anche Melissa Tani, tra l'altro, che lo usa, quindi top, fantastico. Guarda, questo lo metto qua perché non so più dove metterlo. Oh santo Dio, non riuscivo a rimetterlo di là. Poi ho terminato non uno, ma ben due. E l'altro lo sto per terminare. Cos'è? Aspettate un secondo. Non lo sto per terminare della Z, però prima di vedere la Z, faccio vedere Sensodyne, che oramai ciaone mi ha fatto. Sensodyne, vedete? Sì. Sensodyne. Poi Total White, come si chiama lui? Vabbè, il classico Total Gold di Colgate. Sì. E poi questo lo sto per terminare, ma non è nella scatola. Lo posso anche vedere che non c'è nella scatola, perché lo sto utilizzando ed è in bagno, vedete? Non c'è niente. Voi direte, perché ci sto facendo vedere la cosa vuota? Perché lo sto per finire, ma ancora c'è un goccino e non mi sembra il caso di buttarlo. Piuttosto lo finisco e poi ve lo recensisco al prossimo giro, come suol dire. Questo è della Z ed è fenomenale, buono. Fa un po' fastidio in bocca perché,
Io ho denti sensibili, dovrei utilizzare anziché questo della Sensodyne, che è per denti sensibili, ma questo mi fa un alito che non ce n'è da nessuna parte. Infatti, ogni volta che mi deve depilare, mia mamma mi dice: ma che alito fresco che hai? Perché è lui, oltre all'Listerine che ho terminato, ve lo faccio anche vedere se non c'è altro. No, non c'è altro. Aspettate, no, non c'è altro. Non c'è veramente altro. In combo con il dentifricio AZ sto utilizzando il mio amato Listerine. Vedete? Già. Cadeta? Che flacone è? Non lo vedo di qua. Boh. Non mi ricordo che flacone sia questo. Boh. Ah, 100 ml. Ok, va benissimo. 100 ml di prodotto del Listerine in combo con questo. Ed è fantastico perché ho un alito che veramente allucinante, buono. 3D White Ricerca Z e niente, mi piace da matti. È un 50 ml di prodotto di, come si suol dire, di dentifricio, e mi sta piacendo davvero tanto, molto buono. Quindi consigliamelo, se vi piace è buono, se non vi piace, ma penso che vi piace perché a me fa impazzire, è troppo buono. A parte che se avete denti sensibili ve lo sconsiglio, perché meglio che, anziché utilizzare questo, utilizzate questo. Per chi invece ha i denti al top, allora questo è fenomenale, buono sia per i denti che li sbianca anche, ma che anche lì rende l'alito bello profumato e fresco. Vabbè, basta questo alito che ci ha rotto le balle. E niente, questo era tutto. Fatemi sapere tra tutti questi prodotti se avete utilizzato mai il Vidal, se ci trovate bene con questo. E ditemi soprattutto se avete mai provato in farmacia ad acquistare questo profumino fantastico e che si è pulito veramente. Non è come l'acqua di Colonia, ma va bene lo stesso per me, fa niente, è buono ugualmente. E niente, io rimetto tutto a posto perché non voglio trovare il disordine che ho creato poco fa. Allora, dov'è? Eccolo qua. Ed eccolo qua. Non c'è altro. Vedete? Questa è la busta dove vi era tutto contenuto. Adesso sta busta la vado a spolognare, la rimetterò a posto lì sotto. E in più, vi dico di seguirmi su Instagram, TikTok e anche, ovviamente, se vi va di iscrivervi al mio canale YouTube. Scusate per lo sfogo di prima, ma non era uno sfogo, era un chiarimento di come sono io veramente. Comunque, se vi fa piacere, mi sto imparfugliando. Se mi fa piacere, seguitemi lo stesso. Se vi va. Se non vi sto troppo antipatica, se vi sto sulle palle, vedete voi, a vostra libera scelta. E nulla, io adesso mi rimetto gli occhiali e faccio altri video, perché io senza occhiali non ci so stare. Ciao. Ho anche un po' gli occhietti rossi, non so se si è notato, ma ho gli occhietti un po' rossi. Sì, altro che. Niente, fatemi sapere se vi è piaciuto o meno questo video, cosa ne pensate dei prodotti, se l'avete mai avuto, avete mai avuto modo di utilizzarli o di comprarli, eccetera. E qual è il prodotto che vi ha più incuriosito? E se vi interessano altri tipi di prodotti al prossimo giro di video che vi posso mettere in azione e utilizzarli, ovviamente. Sempre prima di provarli, prima di girare il video, li provo e poi vi faccio sapere mentre le riprovo di nuovo nuovamente con voi. Perché prima faccio il test per vederli come sono. Se mi piacciono ve li faccio vedere, se ne vale la pena. E se no, vorrei dire che li passo ad altre persone della mia famiglia, come giusto che faccio di tanto in tanto. Non sempre. Mia nonna usa solo il sapone per le mani, per lavarsi la faccia ed è già tanto. Però a me piace testare sulla mia pelle senza rovinarla, ovviamente. Oppure testare prodotti che siano buoni ma che non mi rovinano la pelle, ovviamente. Ho detto la stessa cosa, però credo che mi abbiate capito bene.
Allora, faccio vedere il mio outfit, lo stesso dell'altro dell'altro video, porto, come l'ho sempre vestita nell'altro video, la tuta del pantalone. Vabbè, sono in pantofole, ma non ce ne frega niente a nessuno, ma è così. E le scarpe Nike, che le ho di là. Le ho di là, vedete dove le ho? Sono quelli là, queste. Ciao. Mi stava anche cadendo il telefono, molto bene. No, non mi cadeva per niente, bugia. Insomma, stavo mettendo male l'inquadratura. Comunque, ciao. A presto, un bel pollicione e ciao. Aspettate che... Metto la miniatura.